racconto che cos'è TOG, perché ho scelto di sostenerli col mio nuovo album, che cosa faremo per sostenerli e soprattutto guardate cosa fanno, perché è davvero qualcosa di incredibile, davvero. Balibù? Malibu no, Malibu è San Giovanni, quello che canta strette, ferme le lancette, siamo su, le giostre. Mi ha confuso per San Giovanni però. Mille, io sono quello di Mille, esatto. L'idea era che il disco potesse restituire in qualche modo qualcosa oltre alla musica, poter accendere un riflettore su delle realtà che potessero averne bisogno in qualche modo. Dargen, Jacopo, un giorno mi chiama e mi dice: ti devo dare un appuntamento segreto, non ti posso dire né perché né non sapevo nulla. Ho parlato di TOG a Dargen, siamo amici da tanti anni e le persone a cui voglio bene tendo sempre a coinvolgerne nelle cose a cui tengo e TOG è una cosa a cui tengo molto. Dargen ha pensato che poteva essere una bella idea portare Fedez qua. Siamo venuti con Federico. Federico non sapeva dove si stesse andando. Nel momento in cui ha visto il centro è parso a tutti chiaro che sarebbe stato questo l'indirizzo dello sforzo discografico. Allora, TOG è l'acronimo di Together to Go, è un centro di riabilitazione di eccellenza per bambini che hanno delle patologie neurologiche complesse. Sono la mamma di Viola, Viola ha 9 anni, e veniamo qua da praticamente quando aveva 9 mesi. Tutto quello che lei riesce a fare lo dobbiamo a TOG. La cosa più bella è che riesce a comunicare, perché lei non parla. Abbiamo trovato questo modo di comunicare, che è fantastico perché Viola non avrebbe modo di esprimere i suoi desideri o le sue richieste con nessuno, invece adesso anche con i suoi compagni di scuola riesce a comunicare. Non esistono medicine, esiste un attacco concentrico che si fa al cervello leso per cercare di dare a questi bambini lo sviluppo migliore possibile. Abbiamo ricevuto spesso aiuto nelle situazioni complicate e senza di loro. Immaginare un bambino costretto nella sua immobilità, che riesce ad acquisire il dono della lettura. Quella cosa lì ha un valore inestimabile. Questo è quello che TOG riesce a fare, perché purtroppo il sistema sanitario nazionale, preziosissimo, non riesce a supportare questo tipo di problematiche su questi bambini. Quindi l'idea appunto è stata quella di permettere a chi acquistava una copia del disco di Disumano di partecipare alla creazione del nuovo centro di TOG, quindi essere parte di qualcosa di magico. L'impatto è forte. Contemporaneamente però è un posto di grande gioia, perché dove c'è il lavoro, dove ci sono i risultati, esci forte, esci che dici, cazzo, le cose belle si possono fare. L'idea non è solo quella di raccogliere fondi, ma è di rendere vivo questo posto e di far comprendere il valore di cui esserne orgogliosi tutti quanti, perché è veramente una cosa che secondo me dovrebbero conoscere tutti e di cui dovrebbero essere orgogliosi tutti. Quindi l'idea è di coinvolgere per esempio gli artisti con cui collabora Uniqlo, Francesco Vezzoli con la sua opera, abbiamo deciso di metterla all'asta, di devolvere tutto il ricavato alla causa TOG, Rai Martini che ha fatto il lettering del disco, creerà una tela e donerà delle sue opere a TOG. Potrebbe essere vista come una spettacolarizzazione della beneficenza, in un'epoca in cui è tutto spettacolarizzato, ogni attimo della nostra vita, di tutti. Mi stupirebbe forse il contrario se un evento del genere che coinvolge così tante persone direttamente non lo fosse. Noi volevamo aumentare la numerosità, adesso ne seguiamo 100, 114, volevamo accoglierne di più. Insomma, abbiamo presentato il progetto, abbiamo vinto il bando e siamo arrivati a definire e a cominciare i lavori di ristrutturazione e la creazione della nuova sede di TOG. Io spero che la nuova sede di TOG diventi un punto di riferimento. In una città come Milano, che è una città fighetta, dove si parla dell'eccellenza, della moda, ecco, io vorrei arrivare a potermela tirare di essere a Milano perché c'è TOG. Sono lì lì, eh. Cosa che fa molto ridere è la bimba che mi confonde per San Giovanni e oggi ero con San Giovanni, quindi è
Sono qui. No, tu sei Luis, non sei San Giovanni. Sì. Strette, ferme le lancette, siamo su le giostre, salgo io, poi sali pure tu. Mentre prendo lei dall'alto, è bello. Bello. Nel metaverso. Pablo. A parte.